Io non voglio giudicare gli altri, però le cose vanno dette. Questa amministrazione, questa maggioranza targata Rinaldo Menucci è un'armata Brancaleone, è un'arca di Noè in cui c'è di tutto di più. Molti esponenti provenienti dall'amministrazione Di Bello, quell'amministrazione tacciata da Menucci come causa del dissesto e che Menucci attacca, ma poi c'è un personaggio, tale Massimiliano Stellato. Io non riesco a capire più nulla di quanti movimenti e partiti ha cambiato Massimiliano Stellato, dal centro al centrodestra al centrosinistra, non si capisce più niente. È stato uno di quei 17 che ha fatto cadere Menucci a novembre. Ha fatto bene a farlo cadere, per carità. Menucci etichetta questi 17 come traditori a ogni piesso spinto. Uno di questi, così chiamati da Menucci traditori, è appunto Massimiliano Stellato. Cosa fa ora Massimiliano Stellato? Torna di nuovo ad appoggiare Rinaldo Menucci e dice che, seppur non entrando ufficialmente in maggioranza, darà il suo supporto, il suo sostegno. E Menucci, dopo aver chiamato Stellato insieme agli altri 16 traditore, ora parla dell'autorevole presenza di Massimiliano Stellato, parla dell'amico Massimiliano Stellato. E Massimiliano Stellato sembra così innamorato politicamente di Menucci, quel Massimiliano Stellato che stava in che è consigliere regionale, appoggiava Emiliano e appoggiava Musillo come candidato sindaco, quindi un candidato del centrodestra. Insomma, è un personaggio, Massimiliano Stellato, che dimostra il massimo dell'incoerenza. Queste cose io gliele ho dette in faccia, in consiglio comunale. Ho detto: ma tu non sei, ora sei amico di Menucci, ma non sei quel Massimiliano Stellato chiamato da Menucci traditore? Ha minacciato di aggredirmi. E devo ringraziare l'amico Massimo Battista, che è intervenuto prontamente per far sì che l'aggressione, la tentata aggressione, le minacce di Massimiliano Stellato non avessero seguito. Parliamo di fatti che hanno una loro testimonianza. Questa, signori, è Taranto. Questa è la maggioranza targata Menucci. Questo è Massimiliano Stellato. Nulla di personale, massimo rispetto verso la sua persona, ma stiamo parlando di un soggetto campione di incoerenza, uno che salta da una parte all'altra politicamente parlando. E ricordatevi però, benedetti cittadini, quando andate a votare, ricordatevelo!